Ragazzi, dovremmo essere live, come sapete, come annunciato ormai da giorni. Cioè, stasera c'è un grande ospite, uno che di ciclismo ne sa e ne parla anche bene. Ora, prima commentatore, adesso alla radio, comunque sempre nell'ambiente ciclistico, Silvio Martinello. Ciao Silvio, come Ciao stai? Tutto bene? Federico, bene, grazie. Tu come stai? Tutto bene, tutto bene. Qua in Bene, Toscana c'è grazie abbastanza caldo, direi, in questi giorni, a te. però. Anche qui a Padova, anche qui a Padova. Però si sopravvive, dai. Come, che te ne pare di questo tour? Prima di andare a guardare un po' la tappa di oggi, che è stata una tappa abbastanza anonima, a parte la fuga, che te ne pare del Tour de France fino adesso? Ma io credo che sia un Tour de France, nonostante ci sia un uomo che ha più di 5 minuti di vantaggio in maglia gialla, Pogacar, è un tour molto bello, molto spettacolare fino a questo momento, che ci ha regalato momenti, insomma, non ci si è assolutamente annoiati. Pogacar, ieri è sembrato tornare sulla terra fino all'altro giorno sembrava invece correre e di venire da un altro pianeta. Ieri fortunatamente lo si è visto anche lui nella necessità di calare il ritmo e di doversi difendere. Questa è una bella notizia per i 10 giorni, 9 giorni che mancano alla fine del tour. Abbiamo visto cose veramente molto belle e molto spettacolari, sempre Pogacar, per esempio, a cronometro e in montagna, sulle Alpi è stato veramente straordinario. Abbiamo visto un Van der Poel che ha regalato spettacolo. Abbiamo visto un Van Aert che ieri ha fatto qualcosa di straordinario. Non lo so, il giorno prima era arrivato secondo in uno sprint di gruppo e ieri ha vinto la tappa di montagna più iconica di questo tour, quella che verrà ricordata sicuramente di questo tour. Abbiamo visto Mark Cavendish che contro ogni previsione si è guadagnato la presenza al Tour de France per la resa di Bennett che all'ultimo momento non è partito e addirittura ha già vinto 3 tappe e veste la maglia verde. Quindi direi che finora è stato un tour veramente molto bello, interessante e ritengo ci siano tutte le premesse per poter continuare a vivere uno spettacolo come lo sono state le prime 12 tappe, anche nelle tappe che dovranno venire. Tra l'altro, cioè, ho letto un'intervista oggi molto simpatica di Pogacar che dice che lui teme molto la prossima settimana ai Pirenei perché lui col caldo probabilmente soffre un pochino e quindi teme e addirittura ha dichiarato che correrà semplicemente sulla difensiva, che sono dichiarazioni abbastanza forti, diciamo. Ma ieri ne abbiamo vista un'anteprima di quello che potrebbe essere. Questo è un problema. Guarda, mi è capitato lunedì scorso, quindi non tanti giorni fa, lunedì scorso, di essere a cena con Andrea Ferrigato e con Fabio Baldato. Fabio Baldato, come ben sai, è uno dei direttori sportivi della UAE, eravamo al Lido di Venezia e quindi, insomma, chiaramente durante la cena i colloqui erano basati appunto su Pogacar, su quanto aveva appena fatto lo show sulle Alpi, eravamo nel giorno del primo giorno di riposo. E Certo. lo stesso Fabio Baldato, che lo conosce molto bene, essendo uno dei direttori sportivi della squadra, ha detto: guarda, lui ha dei numeri straordinari, lo ha dimostrato, ha dei valori fisiologici chiaramente non comuni, però il suo grande tallone d'Achille è il caldo. È il caldo. E Vedi. quindi siamo tutti preoccupati perché allora l'anno scorso il tour si è corso nel mese di agosto, per carità, ci sono state giornate calde. Però non è stato un tour, diciamo così, attanagliato dal caldo che normalmente c'è nel mese di luglio. E è riuscito a vincere il tour, è stato un tour particolare dove la corsa l'ha fatta sempre, ricorderete l'anno La scorso, la Jumbo-Visma. Jumbo Visma, insomma, lui ha corso, per poi andare a strappare la maglia gialla a Roglic, la penultima tappa nel cronometro della Planche des Belles Filles. Quest'anno
è andato tutto bene, è stata una stagione straordinaria, però per esempio prima del Tour al campionato nazionale sia a cronometro sia su strada, grande caldo in Slovenia, lui non ha reso come si aspettavano. Questo è verissimo. Ecco, e quindi lui diceva il nostro grande incubo, timore è proprio il caldo. Quindi speriamo che arrivi nella seconda parte del Tour l'ultima settimana con un vantaggio tale da poterlo gestire. Il vantaggio importante ce l'ha. Il vantaggio ce l'ha, anche se sai, con le tappe che ancora mancano, insomma, ieri abbiamo visto un'anteprima. In 2 chilometri ha preso 40 secondi. Poi, per carità, è stato bravo, si è gestito bene, ha aspettato Uran e Carapaz, avevano tutti e tre lo stesso obiettivo, quindi Vingegaard, insomma, da solo poco avrebbe potuto fare. Però è stata una visaglia che comunque non sarà una passeggiata per lui, non sarà una passeggiata soprattutto se dal punto di vista climatico e meteorologico arriverà insomma il caldo come normalmente c'è in Francia, soprattutto nella zona dei Pirenei nel mese di luglio. Guarda, c'è una domanda, allora Pogacar al Giro cosa farebbe? Ma secondo me farebbe molto bene, perché non c'è il caldo del Tour, quindi... Esatto, farebbe molto bene. Tra l'altro io in questi giorni insomma sto commentando il Tour per BC Pro, la rivista, diciamo, dove lavoro a Enzo Vicennati, non so se avete seguito, insomma, sto commentando il Tour per loro, dove ogni giorno poi viene fatto un post e facciamo un'intervista alla sera dopo la tappa, parlando della tappa del giorno e parlando di quella del giorno dopo. E avevo notato una cosa che mi ha francamente sorpreso, che le due tappe alpine, che sono state tra l'altro accompagnate dal maltempo e da temperature insomma non propriamente caldissime, esatto, cioè Pogacar che dopo la tappa sale sui rulli tranquillo, cioè senza cambiarsi la maglietta, senza asciugarsi, io ho commentato, ma mi sembrano degli aspetti e delle negligenze molto, molto gravi, tra virgolette, perché quando un fisico è, diciamo così, in equilibrio perfetto come è quello di Pogacar in questo momento, cioè non oso immaginare che possa avere altri margini di miglioramento, perché altrimenti questo qua va sulla luna, insomma, quindi è in perfetta forma, cioè questi piccoli dettagli fanno la differenza, possono fare la differenza, cioè ti viene un mal di gola perché sei stato bagnato dopo esserti fermato, sudato e bagnato, perché non ti sei cambiato in fretta, perché non ti sei asciugato, perché non hai fatto tutte quelle operazioni necessarie, ci metti un attimo a rompere questo equilibrio perfetto. E quindi ho commentato che mi sorprendeva questa superficialità, perché ricordo per esempio un grande insomma del passato, ma non passato remoto, quindi Miguel Indurain, cioè, saliva sul palco con calzamaglia e maniche lunghe, cioè con 30 gradi, cioè, proprio per il timore di prendere freddo. Poi il fisico dopo una tappa impegnativa e anche insomma le difese immunitarie sono basse, quindi si fa presto a prendersi qualcosa. E parlando appunto con Baldato, sempre lunedì sera, che ho avuto l'occasione di stare a cena con lui, gliel'ho fatto notare, mi dice: guarda, effettivamente so che sono intervenuti, c'è stata effettivamente una negligenza del personale addetto al traguardo, che però si è giustificato dicendo che gliel'aveva detto al ragazzo, ma il ragazzo non ne voleva sapere, perché lui proprio sta a nozze con quelle temperature in quella situazione, cioè va a nozze, capito? Ci sguazza. Ci sguazza, e lo ha fatto vedere, cioè lui veramente ama queste situazioni climatiche che potrebbe non incontrare più da qui alla fine del Tour, anzi è molto più probabile che non le incontri più. E quindi questo dà, credo, dopo quello che è successo ieri, anche quella necessaria fiducia ai suoi avversari diretti, che sono comunque lontani, che però per provarci. E ieri l'atteggiamento, per esempio, della Ineos è stato un atteggiamento, cioè non hanno nulla da perdere, capito? Ok che poi Carapaz non è riuscito a finalizzare, ma intanto quell'andatura isolato, praticamente Pogacar, che è rimasto senza compagni di squadra. Sì. Ha messo in difficoltà anche lui.
ha dato il là comunque a Vingegaard di provarci e di capire che è attaccabile Pogacar, e quindi credo che questo atteggiamento aggressivo continuerà. L'unica squadra che può averlo è la Ineos, perché insomma è una squadra con la struttura sufficiente per poter essere aggressivi, e vediamo a quel punto cosa salterà fuori. Sarebbe un peccato insomma archiviare questo tour a 10 giornate dal termine, come già finito. Grazie Alessandro. Storicamente Silvio, il tour si decide sempre, poi l'anno scorso poi si decide sempre all'ultima tappa, quindi storicamente. Mai dire mai, però è chiaro che insomma ha dimostrato di avere non una ma due o tre marce in più rispetto a quegli altri. Questo senza dubbio è chiaro. Ci sono, guarda, ti faccio vedere un commento e poi ti spiego perché te lo faccio vedere. Grande Silvio, sei ipnotico. Perché di solito, cioè, appena un ospite parla, o comunque anche noi quando si parla, ci arrivano 7 miliardi di messaggi, no? Ora c'è 210 persone connesse e molte scrivono. In realtà quando ci sei te, la gente ascolta e scrive meno, proprio si nota. Comunque, ti leggo qualche frase, qualche domanda, anche un po' spaziando, poi magari si parla della tappa di oggi, fra un pochino. Per la carriera di Van Aert dovrebbe decidere che corridore essere, o può continuare a fare spettacolo così? Cioè la domanda è: Van Aert può provare a fare qualcosa nei grandi giri, oppure dovrebbe rimanere così perché comunque è un fenomeno così? Beh, così è un fenomeno, su questo non c'è dubbio. E questo siamo d'accordo. E questo siamo d'accordo tutti. Credo che insomma con il proseguo della carriera, credo che anche nelle sue, insomma, a quel livello lì bisogna sempre trovare nuove motivazioni, nuovi obiettivi, e credo che ci penserà. Sarebbe un peccato se non lo facesse, perché a mio avviso è chiaro che dovrà pensare, diciamo così, alle sue stagioni in modo diverso rispetto a come le ha pensate fino a questo momento. Forse trasformare anche il suo fisico? Ma secondo me non c'è bisogno di grandi trasformazioni, nel senso che in salita ci va già con un, l'abbiamo visto ieri, ma non era la prima volta che lo vedevamo a quei livelli. No, la Tirreno Adriatico è stato un esempio. Tirreno Adriatico, il tour dell'anno scorso è lì a dimostrarlo, insomma, no? Sicuramente dovrà cambiare qualcosa sulla sua preparazione, però anche fare una scelta netta. Diciamo, non si potrà permettere di fare il ciclocross d'inverno perché gli piace, perché si diverte. Dovrà fare una scelta che in parte ha già fatto rispetto a Van Der Poel, in modo un po' più netto, perché quell'altro insomma va ovunque, gli manca solo fare la bici da sala e dopo può fare anche quello. Ecco, in parte l'ha già fatta perché è più comunque concentrato sulla strada, senza dubbio. Il palmarès che ha già messo in cascina, messo in saccoccia, insomma, lo dimostra. Però io credo che un giorno ci penserà, un giorno non tanto lontano, perché i numeri ci sono. Ha 27 anni, dicevamo ieri sera con Alan Marangoni. Lui ha 27 anni, ora secondo Alan dovrebbe rimanere così, perché così è un fenomeno, può vincere un po' tutto, a parte le classifiche generali. E lui li consiglia. Io non lo so, ti dico la verità, mi piacerebbe vederlo lottare. È chiaro che vincere un grande giro non è facile per lui. Però, ma non è facile per nessuno, ma i numeri che ha il motore, cioè dov'è un corridore più completo di lui? Non esiste, quando nella nostra applicazione gli abbiamo dato tutti i ruoli: velocista, cronoman, scalatore, puncher, pavè, tutti ce l'hanno. Certo, quindi è un corridore completo. È un corridore che non si deve precludere questa possibilità, e conoscendo anche, per non lui direttamente ma per interposte persone, il modo anche molto attento di allenarsi, di prepararsi, cioè è anche lui un corridore moderno che non lascia nulla al caso, i famosi marginal gain lui va a guardare con molta attenzione. Mi fa pensare che non sia tanto lontano quel tentativo. È chiaro che dovrà fare una scelta di impostare le proprie stagioni in un modo diverso rispetto a come l'ha fatto in questo momento, che per carità, ma è solo una questione, andrebbe benissimo così, ci stiamo divertendo un mondo anche grazie a questo tipo di corridori, lui, Van Der Poel, Alaphilippe, cioè ormai
le regole classiche a cui eravamo abituati sono state abbondantemente superate. Te, no? Te pensa a questa prima settimana del tour, Silvio, come è stata pazza tra Van der Poel che attacca a maglia gialla, Van Aert che cerca di prenderla prima della cronoma, cioè folle che negli ultimi anni non si era vista. No, non si era vista, e questo grazie all'atteggiamento, al carattere, al modo di correre di questi corridori, che corrono come se non ci fosse un domani. No? Perché poi le grandi corse a tappe sono anche, diciamo così, il centellinare le energie pensando sempre al giorno dopo, cioè questi corrono come se non ci fosse un domani, e il domani sono ancora lì, non è che scompaia, capisci? Quindi vabbè, poi Van der Poel si è ritirato, ma insomma sappiamo che ha dei programmi diversi. Comunque, ecco, quindi siamo di fronte ad un atleta che a un certo punto è una questione di motivazioni. Poi l'abbiamo visto fare, perdonami, a Wiggins, l'abbiamo visto fare a Geraint Thomas, ma perché non può farlo lui? Cioè, cosa gli manca? Guarda, più che Wiggins, secondo me è Geraint Thomas l'esempio a livello fisico, perché Geraint Thomas era un corridore da corse di un giorno, che puntava le corse di un giorno, buon cronoman, e poi si è specializzato e ha vinto il Tour de France qualche anno fa, quindi... dicevano anche ieri, e questo non ci avevo pensato, effettivamente è un paragone che calza, perché non trovavamo un corridore nell'epoca, diciamo, passata ma moderna, che potesse somigliare a Van Aert. E sinceramente è uscito un nome ieri in chat che ha detto, però non è male, Jalabert. Jalabert è stato velocista, cronoman, ha vinto una vuelta... con le giuste proporzioni, perché forse la differenza è che Jalabert ha avuto dei periodi della carriera, non è mai stato forte in tutte le qualità campanate. Jalabert si è costruito un po' alla volta, questo è Jalabert, forte ora. Jalabert nasceva come velocista e poi un po' alla volta, soprattutto negli anni alla Once con Manolo Sainz, è andato a lavorare anche sul proprio fisico. Perché io me lo ricordo quando faceva le volate, insomma, abbiamo corso la stessa epoca, è andato a lavorare anche sul suo fisico, quindi andando a cercare anche quel giusto equilibrio tra peso e potenza, che è fondamentale quando poi si cerca di migliorare su certi percorsi, e ha vinto una vuelta, che è una cosa diversa rispetto al tour, rispetto al giro, ma è pur sempre una corsa dove di montagne e di salite ce ne sono tante. Credo che Van Aert abbia questa possibilità, e credo che ci penserà, perché è una questione di motivazione. Bello quello che sta facendo, ma a un certo punto un corridore, un campione soprattutto, cerca di, diciamo così, nuovi obiettivi, nuovi stimoli, e questo potrebbe esserlo per lui. Allora, ti fanno un'altra domanda. Silvio, che ne pensi di Kuss? L'anno scorso in salita andava quasi più forte dei Big. Quest'anno imbarazzante. Vabbè. A inizio anno pensavo meglio Kuss di Vingegaard, invece gran talento il danese. Effettivamente, sto Vingegaard o Vingegaard sta andando forte. Comunque ha 25 anni, non è che abbia 30 anni. Quindi ha sempre margini di miglioramento. Certo, è una sorpresa. È una sorpresa, senza dubbio, anche se aveva fatto vedere, insomma, in contesti diversi. Al tour, insomma, c'è una concorrenza tale, insomma, che il contesto è certamente di maggiore qualità rispetto a quanto non abbia fatto, per esempio, la coppia Bartali, che ha vinto, dominato, insomma, il contesto era decisamente diverso. Su Kuss, sì, effettivamente... Nel frattempo in Da Face ti dice, dovresti fare podcast, ti ascolterei per ore. Vabbè. ci penseremo. E nel frattempo sì, Kuss non è quello dell'anno scorso, su questo è evidente, sai, è anche vero che l'anno scorso la Jumbo Visma si è trovata in una situazione dove, diciamo, un po' tutti i componenti della squadra trovano motivazioni diverse quando hai la maglia gialla, quando hai un corridore che sta, un compagno di squadra, il capitano che è in odore di poter vincere il tour, insomma anche i compagni di squadra riescono a trovare quelle energie, quelle motivazioni che evidentemente quest'anno Sepp Kuss non ha, e oltre alle motivazioni credo che non abbia nemmeno la stessa condizione dell'anno scorso, insomma. Quindi hai sentito la cosa di Vingegaard, che praticamente correva una squadra Continental e poi faceva l'upload dei suoi allenamenti, credo su Strava, che hanno citato un'applicazione, penso sia Strava,
e l'hanno praticamente arruolato dai suoi giri virtuali che faceva, virtuali, reali, e poi messi in upload nell'applicazione. Questi sono un po' il ciclismo del nuovo millennio, certo. I talent scout digitali. Ti chiedono, lo chiedono anche a me, ma prima rispondi te, Silvio, e chi vedi per il podio finale? Ma ora come ora credo che per la prima posizione ci sia poca storia, ora come ora, fermo restando, insomma, che ci sono comunque, ne abbiamo parlato prima, tutte le insidie ancora che dovrà gestire Pogačar. Poi per il podio è una bella lotta, credo che Carapaz possa essere un altro che può salire sul podio, e poi credo molto in Vingegaard. In Vingegaard mi spiace per il mio amico Rigoberto Urán, però io vedo questi tre sul podio, io dico Pogačar, Urán, Carapaz. Secondo me Vingegaard peccherà in qualche tappa, non lo so, poi magari può darsi, ci stupisce. Invece per la maglia Puave chiede Luca Ranalli, chi vedi favorito? Quintana se la porta a casa? Ma Quintana lo vedo faticare molto. È in involuzione da parecchio, Quintana. Sì, ormai da diverso tempo è in fase involutiva. Ma per la maglia Puave io credo che sarà poi appannaggio di qualche uomo di classifica, perché insomma, se penso anche alle tappe pirenaiche, non ci sono quelle tappe con cinque colli da 250 chilometri dove va via la fuga in partenza, e quindi, capito, colli di prima categoria, or categorie, dove il, non lo so, il Maika di turno vince 4 Gran Premi della Montagna su 5, poi magari vince anche sul traguardo perché la fuga va all'arrivo. Non vedo una situazione di questo genere. Credo che la maglia Pua sarà un simbolo che andrà sulle spalle di un uomo di classifica, che quindi potrebbe sarà essere protagonista, sarà protagonista sulle montagne pirenaiche. Cioè, Maurizio chiede, la domanda è molto semplice da rispondere, ma se soffre il CAD, perché viene schierato alla Vuelta? Alla Vuelta. Forse perché non viene schierato, cioè nel senso, perché non lo mandano alla Vuelta, penso, o deduco, non lo so. No, ma ho letto che farà la Vuelta, nei suoi programmi c'è anche la Vuelta. Però, quindi, vabbè, ma probabilmente farà una Vuelta diversa rispetto al Tour. Credo, sì, può darsi. Sarei sorpreso. Che punta alla vittoria. Esatto, sarei sorpreso che adesso nel capire che va alla Vuelta per puntare alla vittoria. Invece una domanda questa di Lorenzo Germanino. Salve Silvio, ma la strategia della Ineos consiste nel puntare al podio per la prima posizione oppure puntare al secondo, al terzo posto, visto la forma straripante di Pogačar? No, io credo che l'unica strategia che hanno in questo momento è quella di essere aggressivi, di avere un atteggiamento aggressivo, che è quello che devono fare. Sono arrivati al Tour con la squadra, a dir loro, e io ero d'accordo, più forte di sempre, anche dai tempi del Team Sky, perché insomma avevano 4 corridori che sulla carta avrebbero potuto fare classifica. Thomas, Gioghenart, Carapaz e Richie Porte. Esatto. Poi gli altri sono Van Barle, Luke Rowe, che ora è andato a casa, poi chi hanno? Hanno Kwiatkowski che sta facendo praticamente, pensiamo a sto corridore, che è un corridore praticamente anni che fa il gregario. E poi chi hanno l'ottavo corridore, vabbè, insomma una corazzata, è una squadra forte. Dopo la prima settimana praticamente sono apparentemente fuori dai giochi per il successo finale, e hanno il solo Carapaz che può puntare ad un buon piazzamento in classifica generale. Devono avere questo atteggiamento, non hanno nulla da perdere. Quello che hanno fatto ieri glielo vedremo fare ancora, con l'obiettivo di, perché alle spalle di Pogačar chiaramente c'è grande equilibrio, no? Perché sono tutti lì. Ecco, quindi con l'obiettivo di creare difficoltà ai rivali diretti di Carapaz per un posto sul podio, per un piazzamento sul podio, e poi questo atteggiamento può creare delle difficoltà anche a Pogačar, l'abbiamo visto ieri indirettamente, e quindi credo che il team Ineos abbia semplicemente questo tipo di tattica da utilizzare,
e lo stanno facendo con la struttura di grande qualità che hanno a disposizione. Cosa lasciano fare? Se ieri non si fossero impegnati, la fuga sarebbe andata a un quarto d'ora, Van Aert avrebbe vinto lo stesso, ma dietro non sarebbe accaduto quello che è accaduto, ovvero con tutte le difficoltà che ci sono state anche da parte di Pogacar, che poi per carità ha recuperato, è arrivato insieme a Carapaz, va benissimo, ma mai lo avremmo visto in difficoltà se non ci fosse stato questo atteggiamento da parte dell'Ineos. La UAE sarebbe stata più compatta intorno al proprio capitano e avrebbero camuffato un momento di difficoltà probabilmente. Questo atteggiamento ha consentito appunto di creare invece delle difficoltà ai rivali, anche a Pogacar, che fino al giorno prima sembrava appunto inattaccabile e venire da un altro pianeta. È così che devono fare. Anche Vingegaard non credo che volesse attaccare Pogacar, voleva infatti semplicemente staccare gli altri due. Esatto, staccare gli altri due, si sentiva bene e ci ha provato. Cioè non, con un Pogacar che ha più di 5 minuti di vantaggio, non è che puoi aspettare giovedì prossimo l'ultima tappa di montagna con arrivo a Luzzardiden. C'è anche un'altra cronometro a disposizione. Cioè con oltre 5 minuti di vantaggio, cioè il team Ineos, che Carapaz arrivi secondo, quinto, settimo, che se ne fa? Erano venuti per vincere il Tour. Chiaro, se arriva secondo è comunque un piazzamento sul podio, però insomma erano arrivati al Tour con ben altre ambizioni, che dopo una settimana avevano già dovuto mettere da parte, soprattutto Geraint Thomas, evidentemente, no? Che correva alla pari con Carapaz. Questa purtroppo situazione, le cadute, come sempre capita al Tour, la prima settimana quindi fanno il più il team salire. Ineos continuerà a correre così, quando ci saranno tappe dove poter creare delle difficoltà. È un po' nel loro DNA. Fanno bene a farlo. L'altra formazione che sarebbe stata molto aggressiva sarebbe stata la Jumbo Visma, ma se fosse rimasto Roglic in corsa, anche loro sono contati, sono in 5. Ha perso Tony Martin ieri. Esatto. Quindi sì, hanno perso Gesink, che è un altro uomo che in montagna sa andare bene. Per carità, hanno comunque Vingegaard, Van Aert, hanno comunque dei corridori di qualità, ma allo stesso tempo non hanno più nemmeno quella motivazione che potevano avere prima e quella mentalità che comunque il team Ineos ha, perché insomma non fanno mai le comparse, soprattutto al Tour. Assolutamente, un po' per la tipologia dei corridori, un po' per lo sponsor che portano sulla maglia. Esatto, esatto. E invece Sputnik, Jason dice che Eddy Merckx, cioè Van Aert era simile a Eddy Merckx a parte le classifiche. Questo è un paragone forte, però. Però Jason non ha torto, Cioè, dove ne trovi un altro? Cioè, perché diciamo che a differenza di Merckx faceva la pista durante l'inverno e Van Aert fa il ciclocross. Ecco, però poi, ragazzi, anche questo vince ovunque. È chiaro che è un ciclismo diverso. Il palmarès di Eddy Merckx non lo conquisterà. Ma guarda, mai la cosa, più nessun altro. Sì, però la cosa strana che fa strana, bella, fenomenale, è che se te guardi l'arrivo della tappa precedente, lo vedi terzo in una volata, dietro a Cavendish, che sicuramente sta andando fortissimo, e secondo, scusami, dietro a Cavendish, e la tappa successiva lo vedi vincere con doppio Mont Ventoux, cioè delle tappe completamente opposte l'una dall'altra, e comunque si è piazzato secondo e primo, quindi questa è una cosa fuori di testa, fenomenale. Sì, infatti fenomenale, questo è, diciamo così, la cifra di che tipo di corridore abbiamo davanti. Qui sono chiaramente mezzi fisici, mezzi tecnici e mentalità. Cioè, questo è uno che ha fame, la fame agonistica, capito? Cioè, non è uno che si accontenta, non è uno che... Cioè, lui, ho sentito l'intervista che ha fatto, lui al mattino era convinto di andare in fuga, era convinto di fare qualcosa di buono nella tappa di ieri con la doppia scalata al Mont Ventoux. Ricordiamoci, come se fa, è stato operato anche da appendicite. Bravissimo, quindi bravissimo. Ha avuto un avvicinamento al Tour che non è stato, infatti, le prime tappe sì, ha cercato di essere protagonista, ma insomma non era a livelli che si aspettava. Tanti lo davano come il favorito per la conquista della prima maglia gialla, ricorderai, invece quando Alaphilippe scattò e andò al traguardo, fu lui a mettersi in testa a lavorare per Roglic, perché aveva capito che non aveva la possibilità di riprenderlo. Cioè, dopo 10 giorni, questo qua, guarda che numero ti ha fatto. E ne vedremo ancora, sono convinto che ne vedremo ancora da qua. Sì, perché può vincere sia la crono,
che le volate, che le tappe in salice, forza li pare. Esatto. Quindi è fantaciclismo pensare a un Van Aert stile Endurain in qualche corsa a tappe. No, secondo me no. Secondo me no. Secondo me non è fantaciclismo. Io sono d'accordo con Silvio. Assolutamente. Io sono d'accordo con Silvio. A proposito delle prime... Guarda, mentre facciamo vedere un po' di immagini della tappa di oggi, sì. Ti chiedo un commento su Alaphilippe, perché Alaphilippe è sembrato in spolvero le prime due tappe e poi oggi anche recentemente è sembrato un po' scarico. Guarda, a me è sembrato in grande spolvero la prima tappa, già la seconda con arrivo al Mur de Bretagne, ricorderai, tutti se lo aspettavano con il numero che aveva fatto il giorno prima, favorito ancora, invece ha iniziato questa fase calante. Dopo, per carità, è un corridore a cui si può solo voler bene, perché lo vedi che non ha più la gamba del primo giorno, ormai da tanti giorni, però ci prova in continuazione, capito? Ci prova in continuazione. Oggi, se vogliamo guardarla tutta, una frazione che la De Koenig avrebbe potuto controllare, nel momento in cui si infila nella fuga che va al traguardo alla Philippe, chiaramente la fuga va al traguardo, perché a quel punto chi controlla la corsa? Ecco, poi era abbastanza evidente che lo avrebbero fatto nero. Perché? Perché lui non ha più la gamba che ha avuto in tante altre occasioni, e perché poi, insomma, gli occhi erano puntati soprattutto su di lui. È un Alaphilippe che ci prova, che in continuazione, insomma, vuole essere protagonista, però le gambe non lo stanno sostenendo. Sta facendo un po' il francese medio del Tour de France, colui che va all'attacco perché è francese, fa un po' vedere la maglia, però poi quando c'è da fare l'azione decisiva è già qualche tappa che pecca un po', a parte la prima, chiaramente, che ha preso la gialla. Ha fatto un gran numero. Sì. Però anch'io vedo un Alaphilippe, ora io non so se stia preparando... Se stia preparando l'Olimpiade, anche se no, non ci va l'Olimpiade. No, non lo fa. Ho detto una cavolata. Se sta perché allora si pensava che andasse al Tour per poter fare classifica. Poi invece si è capito che chiaramente non può, per le sue caratteristiche, fare classifica, o perché non si è preparato per farla. E allora il suo obiettivo, ti dico, è il Mondiale? Cioè, cosa sta preparando? Cosa sta facendo al Tour de France Alaphilippe? Qual è il suo ruolo? Totalmente a caso. Il suo ruolo è quello di provare ad essere protagonista, e lo sta facendo. La testa c'è, non c'è con le gambe, nel senso che le gambe non lo stanno supportando nelle ambizioni e nelle motivazioni che invece ha nella sua testa. Lo vediamo protagonista tutti i giorni, perché anche quando c'è da lavorare per aiutare Cavendish, insomma, non si tira indietro nemmeno lui. È un corridore che a me piace moltissimo, devo dirti la verità, sfido chiunque a non amare un corridore come Alaphilippe, perché quando uno è generoso come lui non puoi che volergli bene. Però in questo momento al Tour, già dalla seconda tappa ha dato qualche segnale. Sì, la prima tappa è stato perfetto e ha fatto un gran numero, perché proprio è andato sotto gli occhi di tutti, non è stata una sorpresa, insomma, no? Già dal giorno dopo, insomma, ricorderete, al Mur de Bretagne, insomma, ha cominciato a picchettare. A proposito di picchettare, invece, Polit, che si batte sul caschetto, oggi ha fatto un gran numero, diciamo. Che ha fatto subito dimenticare il ritiro di Sagan, perché oggi si è ritirato Sagan e ha vinto Polit. Certo. Ma non voglio essere cattivo né frainteso, sembrava quasi che non aspettassero altro, perché insomma il Sagan attuale sembra un po' più una palla al piede che un valore aggiunto, capito? Guarda, ti posso dar ragione. No. Ciao Lore. Ciao, a proposito di palla al piede, arrivo, eccomi. Ciao Lorenzo. Ciao Silvio. Ciao. No, parlavamo appunto di Sagan, che, guarda, agganciandoci a Sagan, a Polit, che ha vinto, che ha avuto il via libera, perché appunto Sagan, chiamiamolo palla al piede, tra le virgolette, scherzosamente. Chiaramente.
come valuti il livello dei velocisti a questo Tour de France? Ti faccio un esempio: Merlier che si ritira nuovamente dopo averlo fatto al Giro, si ritira anche al Tour. Ewan che purtroppo ha fatto quella manovra avventata e ha fatto fuori lui e Sagan in pratica. E ne è rimasti pochi, l'unico è Cavendish che sembrava finito fino per quattro stagioni, perché per quattro stagioni non ha mai vinto, poi quest'anno è rinato grazie alla De Koenig, grazie al treno. Come valuti un po', visto che te sei stato un grande velocista, tutta questa situazione al Tour? È un po' scarso, no? Come parterre quest'anno, o no? Sì, ci sono state delle stagioni in cui il parterre era molto più ricco. Ora abbiamo tanti corridori, diciamo così, che per le ragioni che hai elencato sono già fuori dai giochi. Non dimentichiamoci che insomma, il pelotone internazionale ha perso per ragioni personali un grande velocista come Marcel Kittel, che avrebbe potuto veramente ancora essere protagonista sulla scena. C'è un Sagan che ormai sì, è lì, che lotta, però insomma, fa fatica ad avere quello spunto necessario per provare a fare la differenza. De Mar non è mai esistito a questo Tour fino a quando è andato fuori tempo massimo. Ma diciamo che i velocisti ci sono, ma che per una ragione o per l'altra molti di loro sono fuori dai giochi. Però io credo che Cavendish abbia fatto vedere, al di là della squadra straordinaria e con meccanismi perfetti che ha a disposizione, gli ha fatto vedere comunque di essere tornato ad ottimi livelli. Ha questo grande obiettivo, che per un insomma, credo che sia una grande motivazione, di cercare di eguagliare il record di Eddy Merckx. Gli manca un successo per eguagliarlo, due per migliorarlo. Io credo che la possibilità ce l'abbia con i traguardi che ancora ci sono a disposizione. Per il resto, sì, per il resto non c'è una grandissima concorrenza. Speriamo che anche Van Aert si lanci, insomma, come ha fatto l'altro ieri, che anche Van Aert si lanci, perché anche lui è un po' da solo, a parte che è molto abile, insomma, perché si sa muovere molto bene all'interno del gruppo a cogliere la ruota giusta, però insomma il riferimento è la De Koenig, che ha la struttura per lanciare lo sprint, e la ruota più ambita è quella di Cavendish. Poi c'è una gran bagarre sulla ruota di Cavendish per riuscire a prendere. Silvio, io ti dico che battere Merckx, per me sarebbe, cioè Merckx deve stare lì. Io non so se io non amo Cavendish, quindi loro lo dico sempre lì. Ragazzi, Merckx deve rimanere lì, non si può. A parte che Merckx ha detto: un conto è vincere le tappe che ho vinto io, e un conto poi è vincere 5 Tour de France e stare 96 giorni. E non sono contate le cronosquadre, perché in teoria dovrebbero essere contate anche quelle. Però a parte questo, no, dicevo, tornando ai velocisti, questo poi penso sia un po', è quasi fantaciclismo il giochino, no? Di tanto bella la bevuta sincronizzata tra voi. Bravo. Non gettare, lui c'ha il bottiglione da un litro e mezzo. Esatto, mi raccomando che poi in green zone, perché sennò vi squalificano. Sì, no, al di là di tutto, tra i velocisti quello che mi ha più deluso, anche se poi caduto alla prima tappa, è Ewan, ma secondo me la caduta di Ewan è da interpretare come un errore di eccesso di foga. Cioè, io ho visto un Ewan diverso rispetto agli altri grandi giri. Cioè, lui dai primi sprint, dalle prime cose, insomma, si vedeva che voleva vincere anche la maglia verde, e per la prima volta forse puntava anche a questo, e non è che questo gli ha fatto un po' montare un po' tipo il cavallo che morde il freno e non ha saputo gestire questa cosa. Può essere un l'errore di Ewan, magari Martinello, Silvio ce lo riesce a spiegare da velocista. Sì, anche tecnicamente, infatti bello anche questo spunto, però può essere anche un limite di Caleb questo qua, cioè di essere un velocista forte proprio sullo sprint puro, ma poi in corsa magari insomma sapersi muovere meno bene di altri. No, beh, quello no. Io l'ho sempre visto, insomma, abile nel sapersi muovere. Beh, insomma, ricorderete la Sanremo di un paio d'anni fa, Caleb Ewan, sul poggio, cioè, si sa muovere anche fuori dagli sprint. Quando ma quest'anno Ewan sul poggio era più forte di tutti. Bravo. In salita. Quell'errore che ha fatto, ma sai, un errore, ricorderai che c'era un arrivo, cioè non era un rettilineo, per carità, ma insomma, piegava un po', no? Esatto. E lui giustamente è uno che
nonostante le caratteristiche, piccolino, baricentro basso, faccia pensare, no, al classico velocista che ti sta sulla ruota e ti esce gli ultimi 50 metri. Lui quando McEwen, vede i 200, esatto, il McEwen della situazione, lui quando vede i 200 metri, lui parte, prende l'iniziativa. Quel giorno lì era in quarta, quinta posizione, decise di partire, passando naturalmente dalla parte più breve, quindi prendendo all'interno quella semicurva, senza però fare il corretto calcolo che anche chi stava guidando lo sprint, quindi Philipsen, l'avrebbe preso all'interno. Quindi lui si è trovato praticamente che ha infilato Sagan, e già questo ti fa capire come Sagan ci sia fino a un certo punto, perché col cavolo che infili un corridore come Sagan in quella situazione là, sei veramente sul pezzo. Quindi ha sorpreso Sagan e gli ha portato via la ruota a Merlier. E a un certo punto, quando Merlier si è alzato sui pedali e quindi ha mosso la sua bici, è andato a incocciare con la sua ruota anteriore la ruota posteriore di Merlier, quando era in piedi sui pedali. Cioè già non ti salvi mai se agganci la ruota di quello davanti e sei seduto sulla sella e tieni stretto sui pedali, dice. Se sei sui pedali, cioè voglio dire, matematico che salti per aria, come è saltato tra l'altro ad altissima velocità, facendosi male, portando con sé Sagan. Non è tanto un errore di valutazione, è certamente un eccesso di foga, certamente la volontà di provare a passare da una parte dove difficilmente avresti trovato spazio. Ormai si era infilato lì, perché ormai aveva infilato Sagan da quella parte lì, riuscendo a passarlo, a mettergli il manubrio davanti, sperava di farlo anche con Merlier, ma invece non gli è riuscita. Sai, ma il velocista si accorge quando sbaglia la traiettoria, è che ormai ci sei dentro, e cosa fai? È difficile smaterializzarti, sì. Frenare, no, esatto. Andare dall'altra parte, cioè ormai sono dentro, devo andare. E lì ha fatto il patatrac. Ecco, Caleb Ewan è mancato a questo tour, chiaramente. Peccato perché poteva essere lui. Esatto, negli sprint successivi, anche insomma con la squadra, anche lui aveva una discreta squadra a disposizione. Sì, Kluge, anche uomini così. Avrebbe potuto, sarebbe stata una lotta più interessante per gli sprint. Guarda, è nata una discussione sulla chat, sto guardandoci un po' di messaggi, siccome Nicola Di Leo dice che Dani Martinez, no, può essere un uomo che può battere Pogacar in salita, e poi dopo gli risponde anche Emanuele dell'Aquila, sempre su Dani Martinez. Io mi permetto di dire, poi Silvio correggimi, che Dani Martinez l'anno scorso e anche 2 anni fa, quando ha avuto i gradi di capitano, ha sempre fatto poco o nulla, se non vittoria di un delfinato buttato via da Thibaut Pinot. Ci sono dei corridori, vedi, abbiamo parlato di Kuss ad esempio prima, che quando devono fare il gregario sono degli ottimi corridori, fenomenali. Quando hanno il grado di responsabilità e la pressione addosso, falliscono quasi sempre. Io vedo Martinez uguale a Kuss. Se a loro gli danno il grado di capitano, fa poco o nulla. Invece a Giro d'Italia è stato fenomenale con Bernal. Non so il tuo punto di vista. No, quel fatto che correre da capitano o correre da gregario, diciamo così, o da uomo d'appoggio è completamente diverso, hai perfettamente ragione. Ci sono, non solo nello sport, non solo nel ciclismo, ma insomma in ogni ambito della vita c'è chi le responsabilità non le regge o diciamo non riesce a gestirle. C'è una enorme differenza. Io amo sempre fare un esempio, ve lo ricorderete, adesso voi siete giovani, ma sicuramente ve lo ricorderete. Il buon... adesso mi scappa il nome. Te lo sei scordato te? No, aspetta, ma è della mia generazione. È della mia generazione, che ha fatto il gregario di Armstrong, ucraino... Popovic. Ah, Popovic. Lo ricordate, Popovic? Popovic è un fenomeno. Era un fenomeno. Tra l'altro era fortissimo da dilettante lui. Da dilettante era fortissimo. E venne fuori da terzo. Io ho fatto terzo a un Giro d'Italia. L'unico giro che corse con
la responsabilità di fare la classifica. La Colnago correva. Esatto, dopodiché ha deciso di diventare un fenomenale uomo squadra, un fenomenale squadra, uomo appoggio. Non si entra poi nella Motorola o la US Postal di quegli anni per caso, se non sei per caso, cioè venire selezionato per il tour voleva dire qualcosa. Lui ha fatto una carriera, una assolutamente onorevolissima carriera professionalmente, insomma non gli è mancato nulla, perché poi insomma si sta svolgendo una professione, quindi anche l'aspetto economico ha la sua importanza. E perché aveva capito che non sarebbe stato in grado di reggere le responsabilità. Quindi questa cosa che hai detto, Federico, è assolutamente, assolutamente vera, nel senso ci sono sono onorato. Sì, no, Martinez può essere l'emblema, anche perché in effetti ha il potenziale più anche di altri corridori, per esempio Kuss è un po' anche più limitato come caratteristiche tecniche, mentre Martinez in teoria sarebbe anche adatto per un grande giro, perché va forte anche a cronometro, non è uno fermo, quindi comunque uno dice, sai, uno che va forte in salita e basta, poi perde a crono, come Kuss, certo, ad esempio, che è un gregario molto affidabile. Invece Martinez potenzialmente potrebbe essere uno che ha le qualità, però poi in effetti quella parte mentale però ci sono buoni corridori e fuori classe, lo diciamo, mi sembra anche Alan Marangoni ieri sera, Fede, correggimi se sbaglio, Dani Martinez è un buon corridore, ma anche lo stesso Carapaz è un ottimo corridore, Pogacar fuori classe, cioè sono due gradini, cioè, penso che ci siano le categorie, cioè. Quello là, guarda, c'è una provocazione che ho lanciato anch'io, che la lancia anche Fotomau, che dice: in questo tour forse lì avrebbe potuto fare bene, lì ha inteso Elia Viviani. Io dico anche lo stesso Scemolai, che era in forma, lo stesso Nizzolo, cioè vedendo chi sprinta adesso anche loro se la potevano giocare. Io non credo che Cavendish ha questo treno sicuramente in più, ma un Viviani, un Nizzolo in forma se le giocavano le volate a questo tour, secondo me. Sì, può essere, però sai, insomma, chi non c'è, sì, con i se e con i ma, si va poco lontano. Sì, sembra essere da questo punto di vista un po' povero il tour, per tante ragioni, non perché alla partenza non ci fossero velocisti di rango, però sai, le cadute, i problemi, il tempo massimo fanno parte della corsa. Tempo massimo, ieri abbiamo visto Søren Craig Andersen fare una volata pazzesca, è arrivato a 6-7 secondi dal tempo massimo, cioè una roba allucinante. E l'anno scorso lui è uno che ha vinto due tappe e andava fortissimo, quindi assurdo. Indafis chiede: corridori col mal, spesso rimbalzati nei grandi giri, ma ancora giovani, mentalmente possono ritrovarsi e tornare protagonisti? Ad esempio, cosa capita mentalmente in loro? Esempio Aru. Questa è una domanda un po' complessa, Ma cosa capita mentalmente? Sai, le evoluzioni o le involuzioni dal punto di vista psicologico o mentale sono molto soggettive, può succedere qualsiasi cosa, ci può essere un problema di rapporti all'interno della squadra, ci possono essere dei problemi di natura familiare, ci possono essere tante situazioni che non consentono a un corridore di rendere. Cioè il ciclismo, lo sport in generale, ma il ciclismo, insomma parliamo di questo, non è matematica. Cioè anch'io nel mio piccolo, insomma, io ero abituato, io ho ancora tutti i diari, ora c'è il computer, una volta si scriveva tutto sui diari, di quello che allenamento dopo allenamento, i tuoi dati, che tipo di allenamento facevi, la pressione al mattino, il polso, il peso, insomma, no, una volta i corridori tenevano il diario. E questo diario cosa ti serviva? Ti serviva anche per, era un po' un anticipo della tecnologia che è arrivata dopo, no? Ti serviva per andare anche insieme al direttore sportivo, ma soprattutto te stesso, ad andare a vedere la stagione precedente, in questo periodo, cosa stavo facendo, a che punto ero, come erano le mie sensazioni, come era la mia situazione. Allora andavi a vedere, ma però sto bene, ho gli stessi chilometri nelle gambe, ho gli stessi parametri, però ricordo che l'anno scorso andavo molto di più.
capito? Cioè non è che uno si allena, fa le stesse cose e rende come ha reso magari l'anno prima, la stagione prima, nello stesso periodo della stagione, facendo le stesse cose. Non c'è nulla di matematico. Ora è chiaro che con gli strumenti che gli atleti hanno a disposizione, che i corridori hanno a disposizione, con i loro preparatori, la tecnologia, questo ti permette di far meno errori, no? Perché hai dei parametri che ti consentono, diciamo così, di allenarti in modo più mirato, di mangiare in modo più mirato. Cioè, a me è capitato che finivo il giro, finivo il tour, che pesavo di più di quando ero partito. Uno dice, ma com'è possibile? Perché recuperavo più di quello che spendevo, evidentemente. Chiaro. Ma una volta non c'erano i parametri che ti permettevano, ora tutte queste bambole che di prendono, calcolare. Esatto, queste bambole che prendono, pensate che siano solo giornata? No, è anche un altro discorso. Siccome li vedete magri, magrissimi, una volta non si era così magri come lo sono adesso, perché la sera prima, cioè dopo che tu hai fatto una tappa del tour, parliamo del tour, il nutrizionista, il medico con il cuoco ti fa mangiare le calorie che ti servono per recuperare ciò che hai speso. Verissimo. Durante la giornata e per preparare la tappa, perché prevedono come possa andare la tappa il giorno dopo. Ma è una previsione. Quindi, scusami. È una previsione, non sempre, scusami, la centri, capito? Quindi a volte le bambole derivano anche dal fatto che prendi di quelle crisi di fame o di zuccheri, cioè sei vuoto, che non vai più al traguardo, capito? Ma quindi nonostante comunque i mezzi tecnologici siano evoluti negli anni, credi che adesso si cerchi molto più l'estremo sotto questo punto di vista e quindi si rischi di più rispetto ai tuoi tempi? Certo, si rischia di più sotto questo punto di vista. Certo che sì. Quindi è un approccio sbagliato. Silvio ha detto una cosa veritiera. Se voi vi ricordate la tappa del Tour de France sull'Alpe d'Huez, arrivo Alpe d'Huez, dove scattò Quintana e Froome rimase con Porter, non mi ricordo esattamente l'anno, Froome in maglia gialla. No, ma Froome a un certo punto chiama l'ammiraglia, praticamente era andato in crisi di fame a 2 km, 3 km dall'arrivo. Sì, poi dopo dichiarò che aveva bilanciato tutto esattamente per arrivare in fondo alla tappa e essere preciso. Probabilmente sbagliarono di 2 km. L'alimentazione. Sotto questo punto di vista, quindi, cioè, la ricerca dell'estremo può peggiorare le cose, cioè, nel senso, invece di essere andati avanti, si è andati indietro. No, la ricerca dell'estremo può portare anche a questi imprevisti. È chiaro che poi rimane sempre anche la giornata, no? Cioè, pensate a Colbrelli, che tour ha fatto fino a questo momento? È arrivato terzo a Tignes, cioè voglio dire, in una giornata in cui ma ha fatto un tour fantastico, però ieri era in bambola. Adesso non voglio. Sì, cioè, la giornata capita comunque. Però queste bambole così frequenti che si vedono, corridori che il giorno prima volano, il giorno dopo, non è una questione, è proprio perché si è arrivati ormai da tempo, non è una cosa di oggi, ma si è arrivati a pensare, a studiare, a pianificare la tappa del giorno dopo anche sotto questo punto di vista, cioè facendo, alimentando i corridori, equilibrando le calorie o il dispendio energetico che si prevede andranno a consumare il giorno dopo, quindi senza nulla in più. Ma ci sono tante variabili, no? Le variabili sono tante, perché sono le condizioni climatiche, per carità, quelle le puoi prevedere, insomma, bene o male, con gli strumenti anche lì che ci sono a disposizione, certo. Se c'è brutto tempo, insomma, te lo dicono, le temperature, anche quelle hanno il loro peso, l'andatura del gruppo non puoi prevedere. L'andatura del gruppo non puoi prevederla, perché magari tu pensi ad una tappa che parta piano, tranquillo, ma magari pronti via partono e fanno 50 di media. Il consumo chiaramente è maggiore rispetto a quello che hai preventivato. Ma ora si è arrivati da tempo, cioè i famosi marginal gain, i famosi dettagli, sono diventati fondamentali, sono quelli che fanno la differenza. Questa è stata portata alla Sky, ma le hanno adottati tutti, Fede. Ora sì, è chiaro. Tutti hanno il loro preparatore, tutti hanno il loro cuoco, il loro nutrizionista, l'osteopata, insomma, c'è tutta una situazione. Guarda, io rimasi Fede.
un giro che, insomma, uno dei giri che ho commentato una sera in hotel con il Team Sky, allora era ancora Team Sky, cioè Giro d'Italia, 9 lavatrici sul mezzo, ma come 9 lavatrici? È perché ogni corridore, la bustina con il loro, la maglietta, in una lavatrice, ogni corridore aveva la sua lavatrice, motivo? Questo per motivo, ecco, allora, io chiesi il motivo. Il motivo era per un discorso di germi, di cose, capito? Magari qualcuno c'ha qualche infezione, cioè, vi rendete conto? Allora, cioè, c'erano nove lavatrici di piccole dimensioni, poi c'era quella grande dove lavavano, però nove lavatrici, una per corridore, e la bustina con la maglietta, il pantaloncino, il calzino, il guantino, il materiale del giorno, ognuno dentro la propria lavatrice, cioè, capite che siamo all'estremo. Più che all'estremo, anche all'opulenza. Stiamo andando sul finale della diretta, però ci sono delle domande interessanti. Ora andiamo su un argomento un po' particolare. Siccome vedo tante domande sugli italiani, Lorenzo Fortunato, chi tra gli italiani ha maggiore possibilità nelle 3 settimane tra Ciccone, Fortunato, Cattaneo, Masnada, allora io ti direi di generalizzare come vedi un pochino Silvio alla luce, no, di questo giro e di questo Tour de France, che siamo già a metà. Come vedi un po' il ciclismo italiano? Bene, Fortunato, l'abbiamo avuto ospite, Lorenzo Fortunato, che, come ho detto anche ieri sera, mi è sembrato un ragazzo bravo. Per bene, ecco, lo stesso anche Cattaneo, che ora cercheremo di portare in diretta, sembra anche lui un bel atleta. Masnada uguale, Ciccone. Come vedi il ciclismo italiano da qui in avanti? Ma allora, io credo che abbiamo dei ragazzi, comunque dei corridori interessanti. Non abbiamo la stella, cioè non abbiamo il Van Aert, non abbiamo il Van Der Poel, non abbiamo il Pogacar, non abbiamo le vene pure, perché attenzione, insomma, tra un po' arriverà anche questo. E non abbiamo l'Alaphilippe, però abbiamo dei buoni corridori. Abbiamo dei buoni corridori che, quando sono messi insieme, pensiamo ad un mondiale, pensiamo, insomma, comunque facciamo la nostra figura. Ci manca la stella di primaria grandezza, cioè Vincenzo Nibali si sta avviando verso la fine della sua carriera, però, insomma, credo fisiologicamente, esatto, insomma, comunque ci ha regalato e si è regalato delle grandissime soddisfazioni. Ci sono dei corridori, diciamo così, che pensavamo di aver non dico perso, ma che si fossero in qualche modo anche loro, nonostante le buone premesse. Pensate per esempio a Mattia Cattaneo sta facendo un ottimo Tour de France, è un corridore che, ricorderete, vinse il Giro d'Italia tra i dilettanti. Un sacco di problemi fisici. Il fatto di essere stato selezionato per il Tour de France in una corazzata come la De Koenig, insomma, questa la dice lunga anche sulla considerazione che è riuscito a conquistarsi all'interno della squadra. Mi auguro, insomma, che possa continuare, perché in quella squadra un po' tutti riescono a dare il meglio di sé, e quindi, anche se credo abbia già superato i 30 anni probabilmente. Ha 30 anni quest'anno, ecco, 25 ottobre, quindi, ne fa 31. Perfetto, quindi, insomma, alla soglia di 30 anni comunque c'è ancora, come mi sembra, un ragazzo molto serio e anche con la testa sulle spalle, credo che comunque possa ancora pensare di regalarsi delle belle soddisfazioni. Dopodiché è un movimento che soffre l'assenza di una squadra di riferimento, di una squadra World Tour di riferimento. E dopo, sai, quando tu mi chiedi come sta il ciclismo italiano, io, insomma, sarebbe un discorso un po' articolato, cerco di sintetizzartelo. Il professionismo è una cosa, i nomi che abbiamo fatto, insomma, Colbrelli si sta riscoprendo un corridore completo, veramente non solo un semplice velocista. Gianni Moscon è tornato ad ottimi livelli e credo che possa fare, insomma, ai giochi, me lo aspetto. Poi ne parliamo della formazione dei giochi. Me lo aspetto, diciamo così, pimpante e protagonista. Bettiol va un po' a corrente alternata, al Giro d'Italia ha vinto la sua seconda corsa. Ha le qualità, ma bisognerebbe capire come mai
come mai va a corrente alternata in questo modo. Matteo Trentin, quando è in forma, è sicuramente un corridore che riesce a fare cose interessanti, però insomma ci manca la stella di primaria grandezza. Pensa se avessimo un Van Aert noi in Italia, insomma saremmo tutti pazzi. Esatto. Ecco. Poi diciamo che nella Gazzetta dello Sport tornerebbe quasi in prima pagina il ciclismo con Van Aert. Ma su questo non ne sarei sicurissimo. Forse. Però sicuramente aiuterebbe. Ma anche la Gazzetta ha preso la sua linea del ciclismo. Madonna, vabbè, calciomercato. E dopodiché, sai, il ciclismo è anche altro. Cioè, i professionisti di domani sono tra i giovani di adesso. È un movimento che sta soffrendo molto, quello italiano. Il ciclismo giovanile è in seria difficoltà, chiaramente l'emergenza sanitaria, la pandemia non ha aiutato e non sta aiutando. Mi auguro che la federazione, visto che si è ritrovata anche da parte un gruzzoletto non banale di soldini, gli impegni anche per aiutare le società a non scomparire. Abbiamo bisogno di un serio piano di promozione su scala nazionale, perché stiamo perdendo un sacco di ragazzi, che anche l'inattività chiaramente ha indotto a lasciar perdere, perché insomma la categoria giovanissimi, per esempio, ha iniziato a correre da un mese, 40 giorni. Sì. Insomma, chiaramente la pandemia non ha aiutato io sono in contatto con diversi dirigenti che si occupano di ciclismo giovanile, la situazione è drammatica, credetemi, e vivo in una zona, insomma, il Veneto, dove il ciclismo ha ancora radici abbastanza grande, profonde. Esatto. Esatto, c'è una grande tradizione, però la situazione è veramente drammatica. E credo che sia necessario veramente pensare ad un piano di promozione su scala nazionale, serio piano di promozione per iniziare ad invertire la rotta. Vabbè, comunque è responsabilità di chi ha in mano il movimento. Dopodiché auguriamoci che anche in Italia, anche se ora all'orizzonte faccio fatica ad individuarlo, francamente, possa nascere una stella di prima grandezza come questi grandi corridori che ci stanno facendo divertire. Ayuso. C'è questo Ayuso che sembra avere grandissime doti. Sì. Tra l'altro nel Fantasalecchi lo potrete comprare, no? Dopo agosto. Primo agosto, mi sembra. Quindi costerà un credito, mi sembra, giusto? Potrebbe essere una scommessa intrigante. Per il San Sebastian, così ve la butto. Silvio, hai ragione. Quando parli di questo movimento un po' in crisi, io faccio l'osteopata e vedo tanti bambini. In parte giocano a calcio, in parte vanno in bicicletta. Però chiaramente in minoranza, i ragazzi che vanno in bici. E ti dico che c'è tanta difficoltà per le squadre, perché ho dei ragazzi che seguo che hanno 12-13 anni e praticamente si allenano da soli, perché sono gli unici delle squadre che corrono in quella categoria. Cioè io da piccolo giocavo a calcio, ti andavo a allenare con 15-20-25 bimbi e c'è ragazzi di 12 anni che vanno a allenarsi da soli. È quello il problema. Quando te crei una community, un'aggregazione, tanti ragazzi che fanno il solito sport, uno viene, anche se uno non ha voglia, dura di più. E si crea un gruppo, e manca soprattutto questo. E purtroppo hai ragione dicendo che, mancando un simbolo, un Vincenzo Nibali che è sul viale del tramonto, però con tutto rispetto, perché l'età ce l'ha giustamente, e sperando anzi che possa concludere quest'anno con una vittoria olimpica, però ci vorrebbe un campione come quelli che c'erano nel passato, che riaccende un po' l'emozione anche tra i ragazzi, un po' quello che fa, che ne so, l'Italia, gli europei, con forse i vari giocatori. Però quello lì, forse, Silvio, al di là del movimento, delle difficoltà che può avere, poi può essere anche un po' anche il colpo di fortuna, che ti arriva il campionissimo, cioè il Valentino Rossi del motociclismo, o il Maradona del calcio. Ci vorrà il fattore sci, toccherà anche a noi. Però mi chiedo, c'è qualcosa comunque, c'è qualcosa... Possiamo sempre invadere la Slovenia. È bella. Però c'è qualcosa che non va comunque nel modo...
con cui lavoriamo con i nostri giovani, perché l'esempio della Slovenia, al di là di Roglic che ha la sua storia, insomma, no, c'ha il suo percorso sportivo di un certo tipo chiaramente, però c'è un paese così piccolo, quindi che pesca comunque su una base molto, molto limitata rispetto a quella che abbiamo a disposizione noi, che riesce a tirar fuori, perché non c'è solo Pogačar. Pensiamo anche agli altri corridori sloveni che stanno facendo grandi cose, pensiamo a Moric, insomma, no? Per esempio, un altro corridore che ha questo tour. Lo stesso Roglic, sì, che però Roglic ha il suo percorso, capisci? Cioè arriva al ciclismo un po' per caso, poi per carità ha fatto cose straordinarie. A noi c'è qualcosa che non va. Noi ho il sospetto che noi ai nostri ragazzi, ai nostri giovani gli si chieda troppo quando conta poco, o meglio conta soprattutto per chi paga loro l'imposto spese, eh? o per il tecnico che così diciamo così aumenta la propria notorietà. Noi dobbiamo pensare a far crescere i giovani, ma con l'obiettivo del professionismo, quindi a farli crescere anche dal punto di vista della multidisciplinarietà, dal punto di vista, diciamo così, delle esperienze, in un modo moderno. Il ciclismo moderno è questo. E noi facciamo sempre un po' di fatica ad adattarci, perché siamo legati sempre alle nostre tradizioni, al nostro grandissimo passato, guai chi ce lo tocca, giustamente. Però dobbiamo essere capaci di aiutare i giovani ad arrivare al professionismo, non dopo aver già dato il meglio di sé, sia dal punto di vista fisico, ma dico soprattutto dal punto di vista mentale. Perché se tu fai arrivare al professionismo corridori, ragazzi già stanchi mentalmente, e basta, cioè lì le difficoltà aumentano, non è che diminuiscono. Cioè tu finché sei dilettante under 23 corri con i tuoi coetanei. Quando arrivi al professionismo incontri i trentenni di altre generazioni che ti fanno un mazzo così. Ora è un'epoca dove ci sono i giovani che fanno un mazzo così e vecchi, però che vanno. Voglio dire, sì. Incontri il meglio no, della tua generazione e della generazione precedente e delle altre. Quindi è una situazione, noi dobbiamo far passare al professionismo ragazzi che abbiano ancora quelle motivazioni e quella determinazione necessaria, non che abbiano già dato tutto per passare al professionismo. Questo io ho il sospetto che questo sia il grave problema. In sintesi stai dicendo che adesso i ragazzi, anche quelli di talento, magari pochi che ci sono, vengono bruciati in sostanza. Ma ragazzi, io sento nella categoria allievi, nella categoria esordienti, che si fa dietro macchina, che si fa dietro moto, cioè gli esordienti fanno 35-40 km di gara. Cioè, se tu mi alleni un esordiente a fare 80-90 km, ma è chiaro che quel ragazzino lì va forte. Poi si rompe le scatole dopo, dice pure. No, ma dove sta il miglioramento, le cose fatte per gradi, rispettare chiaramente sia i limiti fisici e anche i limiti mentali, ragazzi, perché andare in bicicletta costa tanto anche mentalmente. Comunque quello può essere, al di là del movimento generale, anche una riforma anche culturale di chi allena. Certo. No? Io ad esempio vengo da un altro sport, no, che comunque uno sport assimilabile al ciclismo per certi versi, è comunque uno sport di fatica, fra virgolette, che è il canottaggio. Mi ricordo quando ero 12enne, 13enne, non avevo avuto un grande sviluppo fisico e c'erano magari quelli che contro di me erano già, tra virgolette, più cresciuti, che mi davano la paga, no? E quindi io mi incavolavo e dicevo, ma perché loro fanno già questo allenamento, quest'altro? E dicevano, guarda, tu non sei pronto per questo. Io piano per poi non sono diventato un campione, per l'amor di Dio, però sono riuscito ad arrivare prima a Nazionale Junior e poi a Nazionale del 23. Tanti di quelli che a 13 anni mi battevano, a 16 hanno smesso. Certo. E io credo di aver toccato il massimo di quello che potevo fare, ma perché pian piano avevo chi mi seguiva che sapeva darmi quello che le cose potevo vanno fare con le tempistiche giuste, i piani giusti. Però serve anche chi allena sappia quello
che deve fare, certo. Cioè culturalmente certo. Certo. Guarda, sta cosa facile, del ciclocross che dice Frank Dragon, portare il ciclocross tra i bambini, visto che comunque sono percorsi brevi, tra la mota, sporchi, al ragazzetto piace onestamente il ciclocross, perché comunque è una gara diversa, non sei in strada. Secondo me il ciclocross, la mota è il fango, lo traduciamo la, per la mota, sì, scusate, io sono il mio toscano ogni tanto esce, la mota, il fango, la mota, sport. Il fango. Sì, potrebbe portare dei ragazzetti ad amare di più le due ruote, perché certo, è uno sport, quando... lo vendi in maniera diversa, secondo me, ai ragazzi. Questo anche, questa esplosione del fuoristrada in genere, tutto ciò che è fuoristrada, ha una doppia ragione. Prima il divertimento, che i bambini si divertono molto più così che andare, perché poi dove li portano ad allenarsi su strada quando uno è giovanissimo, esordiente spesso, nelle zone industriali, dopo le 5 del pomeriggio quando chiudono gli stabilimenti e girano il circuito di 1,5 km, 2 km, gira, si fanno due palle tante, no? Molto meglio fare qualcosa di diverso, appunto il fuoristrada, la mountain bike, il BMX, il ciclocross. Sono tutte attività che chiaramente aiutano da un lato a sviluppare l'abilità, e abbiamo visto assolutamente che non preclude poi effettivamente un percorso, lo stiamo vedendo, esatto, con questi fenomeni che ammiriamo tutti i giorni. Anzi, non preclude, magari aiuta a allenare, aiuta allenare certamente del fuorisoglia, esatto, anzi l'aspetto del fuorisoglia, l'aspetto dell'abilità, sta gente qua non cade mai, esatto, se li vedi, esatto, mai. Esatto. Poi Sagan cade perché Caleb Ewan gli va sotto le ruote là, cioè non, certo, non puoi farci nulla, no? Però Sagan è un altro che non cade mai, ma viene da lì anche lui, capito? E poi c'è l'aspetto legato alla sicurezza, sì, sì, non dimentichiamolo che c'è questo aspetto che è fondamentale e che sta minando, certo, alla base il nostro movimento. È per questa ragione che le famiglie sono più tranquille quando sanno che il loro figlio è all'interno comunque di un impianto, e questo si diceva anche un po' di tempo, esatto, fa, si diceva... Il problema qual è? Sì, che nelle, esatto, nelle scuole non ti vogliono. Quando parlo che serve un serio piano di promozione nazionale, parlo proprio di quello. La federazione, il ministero, un bel protocollo, sfruttando anche i tanti campioni del passato che ti possono aiutare chiaramente per promuovere il ciclismo. Io ho fatto degli incontri nelle scuole elementari, medie, superiori. È chiaro che poi non tutti gli ex campioni magari hanno la capacità di essere, diciamo così, interessanti quando parlano, chiaramente vanno anche formati. Io tra l'altro ne avevo fatto anche un aspetto del mio programma elettorale, parlando proprio di un serio piano di promozione. Questa era una bella idea. Certo, tu devi pensare ad un piano di promozione su scala nazionale, e poi cosa devi fare? Se qualcuno vuole provare, devi fargli trovare la società vicino a casa, non è che puoi fargli trovare la società a 50 km, perché la squadretta del calcio ce l'ha alla parrocchia, ce l'ha vicino a casa. Cioè tu puoi diventare interessante, puoi diventare attrattivo per i giovani e per le famiglie, ma nel momento in cui gli proponi qualcosa di veramente interessante e attrattivo. E il problema della sicurezza è fondamentale. I paesi europei dove si è investito di più in sicurezza, Inghilterra e Germania, che avevano dei grossi problemi con la sicurezza stradale, sono esplose chiaramente le vendite di biciclette e sono esplosi anche il numero dei tesserati. Questo perché? Perché più gente mette in bicicletta, soprattutto i giovani, soprattutto i bambini, e più nei bambini può a un certo punto emergere la voglia di iniziare un percorso agonistico. Dopodiché quel percorso agonistico, alla fine, non sai quando termina, ma magari tra quelli c'è anche chi ti arriva fino in fondo, arriva a fare il professionista. Alla fine è un po' anche come, cioè, un'operazione di marketing o negli affari, cioè quando la domanda non c'è, fai in modo di creare la domanda per poi creare l'interesse e a far sì che le persone abbiano interesse, quindi a partire da ragazzi. No, in effetti poi a questa svolta green che c'è stata anche negli ultimi anni, giustamente, perché dobbiamo andare verso questa direzione in generale, non solo per quanto riguarda la bicicletta, però porta inevitabilmente le persone a avvicinarsi nuovamente a mezzi come la bici e non solo. Quindi secondo me va sfruttata bene questa cosa qua. Pensiamo all'elementare. Adesso
adesso in una classe di 20 bambini, probabilmente di 10 maschi, 10 femmine, 9 maschi giocano a calcio e forse anche qualche ragazzo gioca a calcio. Vabbè, quello è sempre stato, Fede. È vero, però pensa se di questi 9, 2-3 vanno in bici. Non è detto che gli altri 6 tutti poi vanno a giocare a pallone. Magari certo. Uno dice, oh, sai cosa, a me mi sta più simpatico Tizio invece di Caio, io vado a fare biciclismo. E magari questo poi diventa forte. Sì, invece se questo, non c'è... Ma questo che va in bici, questo che va in bici potrebbe sviluppare questo desiderio, questa passione, se fosse messo nelle condizioni anche di andare a scuola in bici. Di farlo bene. E no, e no. E non come capita adesso che gli portano in auto dentro l'aula, cioè non sulla porta della scuola, dentro l'aula se potessero li porterebbero, esatto. No? Perché? Esatto. Perché comunque c'è questa percezione, al di là della mentalità, no? Che per andare a prendere il giornale a 500 metri da casa prendi in mano la macchina, al di là della mentalità, ma c'è anche questa grande e giustificata percezione di mancanza di sicurezza, perché questa è la realtà. Io in bicicletta ci vado tutti i giorni, non in bicicletta, sì, mi muovo in bicicletta, cioè la tocco con mano, anche le piste ciclabili ci sono, ma sono, il più delle volte, sono pericolose da far paura, perché? Perché la gente ci parcheggia la macchina, perché dalla strada parallela vengono fuori al nostro paese hanno fatto messo per traverso, insomma ci sono tante situazioni di criticità. Pista ciclabile ai tempi con gli alberi in mezzo. Sì, ma vedi di tutto. Io vivo in una zona dove per carità siamo fortunati, perché ci sono tanti chilometri ciclabili, però proprio queste ciclabili, tu se le guardi con attenzione, se le percorri soprattutto, ti rendi conto di quanti pericoli esistono. Io una certa, diciamo così, memoria su come si va in bicicletta l'ho mantenuta. Ma ti dico che tante situazioni di pericolo riesco a prevederle perché appunto c'ho un certo background che chi si è comprato la bicicletta con il bonus mobilità non può avere, cioè quello è un chiaramente grande candidato, grosso candidato per andare in pronto soccorso, ecco. perché quella è la realtà, capito? Guarda, ma se a scuola già si preoccupa di far giocare i bambini a pallavolo, te vedi la maestra che si prende la responsabilità di farli andare in bici, punto interrogativo, con i genitori pronti alla denuncia. Comunque ad esempio ora non so poi cosa, a partire dalle scuole, il fatto che ci debba essere comunque un laureato in scienze motorie, se non sbaglio, anche già alle elementari, può essere un passo avanti, certo. Altre cose negative. Sono d'accordo. Quello è già è così. Che nelle nostre scuole si faccia adesso poco sport, quello è risaputo. Bisogna iniziare da lì. Ora è già così, ci vuole uno scienze motorie. Il problema qual è? Che hai una larga e vasta gamma di professori vecchio stampo. Tutti, se hai avuto il professore alle superiori o alle medie di educazione fisica che si metteva a sedere, leggeva il giornale, ti dava la palla ti diceva il pallone, fate che butta. Cazzo vi pare, perché era così. Ragazzi, siamo onesti, diciamo la verità. Tranne rari casi, poi... Guarda, le ultime due domande a Silvio, che poi lo mandiamo a letto. Allora, una domanda che è passata diverse volte riguardo cosa pensi possa fare la nazionale, come vedi questa nazionale assortita per le Olimpiadi a Kyoto, come diceva Kyoto, come ha detto a Kyoto, esatto. E poi dopo ti faccio vedere la tappa di domani e ci dai i tuoi favoriti, queste ultime due domande. Allora, la nazionale, spero bene, credo che poi le convocazioni rispecchino i valori che ci sono in questo momento. Certo, un Mattia Cattaneo come sta andando al tour, un Sonny Colbrelli, però ecco, sento molti a volte, però ecco, le Olimpiadi hanno un regolamento tutto particolare, devi fare delle preiscrizioni, cioè quindi probabilmente credo che il problema... Eventualmente credo che Davide Cassani ci abbia pensato a due corridori in forma come Cattaneo e come Colbrelli, ma evidentemente non facevano parte della prelista che lui aveva preparato. Quindi, però ritengo che comunque abbiamo una squadra che potrà, non siamo favoriti, quindi insomma su questo credo che potremmo fare un po' come la
nazionale di calcio, però senza la grande punta, ma con la, collettivo. Con la squadra che è. Però il ciclismo è un po' diverso. Siamo arrivati in finale. No, il ciclismo è un po' diverso dal calcio. È un po' diverso dal calcio. Lo so, però dai. Se non hai, quello diventata d'ottimismo, no. Dai. Cioè, l'Ineos ieri ha fatto una grande tappa, però poi non ha avuto Carapazza che ha finalizzato, capito? Cioè, nel ciclismo il finalizzatore serve. Contano le gambe, capito? Però insomma, io credo che ci siano poche discussioni sugli uomini che sono stati selezionati. Insomma, non vedo, francamente, mi auguro che Davide riesca a mettere d'accordo Ciccone e Nibali, che sembrano un po', diciamo così, i ferri corti. Certo che quando si indossa la maglia azzurra, quando si indossa la maglia azzurra, insomma, anche se qualcuno pensa in cuor suo di essere un po' troppo egoista, insomma, ci pensa due volte, perché la maglia azzurra comunque è una responsabilità sulle spalle. Quindi ritengo sia un'ottima squadra dove potremmo fare bella figura. Ho qualche dubbio, ma insomma mi auguro di sbagliarmi, chiaramente, che ci sia la possibilità di andare a medaglia con ciò che vedo in giro. Insomma, vedo tanta qualità in giro, tanta qualità. Però la corsa di un giorno è sempre la corsa di un giorno, quindi insomma. È diversa da tutto. No, ho detto, speriamo che ci sia un Chiesa anche lì, visto. Un Chiesa anche lì, bravo. Sì, è una corsa molto dura. Presenteremo il percorso ai favoriti ora nei prossimi giorni, però è una corsa molto dura. Vedremo. Comunque sì, disamina perfetta. Tappa di domani, Silvio, che dici? Fede, metti la tappa. Allora, tappa di domani, dico che sarà la fotocopia di quella di oggi. Fuga? Sì, direi di sì, anche perché non vedo, cioè l'unica squadra che può controllare per un eventuale arrivo allo sprint, intanto è molto lunga, perché sono 220 km domani, mi pare. 221, sì. Ecco, quindi è comunque una distanza importante, diventa molto dispendioso controllare. Io credo che possa partire una fuga di una dozzina di elementi. Come c'è anche un bel dislivello, quasi 2000 metri di dislivello. C'è un solo Gran Premio della montagna, però è la zona lì per arrivare a Carcassonne, una zona insomma di pianura non ce n'è, e c'è molto vento, e quindi anche questo potrà essere un elemento che va a contribuire a rendere la corsa molto veloce, molto nervosa. Ma al di là della squadra, se potrebbe fare lo scherzetto, secondo te, di provare qualcosa visto il vento? Potrebbe con il vento, ma insomma non li vedo attrezzatissimi, poco attivi. Okay. Sì, credo che pensino di più, giustamente a mio parere, alle tappe di montagna molto molto esigenti. Sono demotivati loro, anche l'altro giorno Carapazzo lo lasciarono da solo nel ventaglio davanti, demotivati. Una Ineos diversa dal solito. L'unica squadra che può controllare è la De Koenig, che però, come oggi, ritengo che possa mettere un corridore nella fuga e poi giocarsi le proprie carte. Anche perché, insomma, hanno già un bottino importante, 4 tappe, la maglia verde, indossato la maglia gialla alla Philippe. Mandar via una fuga di una dozzina di corridori può far bene anche a Cavendish, che così mette diciamo ancora più in cassaforte la maglia verde, perché insomma le tappe come quella di domani sono tappe che assegnano un gran numero di punti. Finora Cavendish ne ha vinte 3, quindi non è un caso che abbia più di 100 punti di vantaggio sul secondo. Però insomma fa comodo a tutti che domani vada via la fuga, e la tappa si presta, e quindi credo che vedremo una fotocopia di quanto abbiamo. Parliamoci chiaro, Silvio, gli unici che possono giocarsi la volata veri e propri sprinter ce n'è due: Philipsen e Cavendish. Van Aert, secondo me, se si trova lì sprinta, ma non metterà mai nessuno davanti, perché sono tre, ti sono rimasti. E se domani andassi in fuga, bravo, infatti stavo dicendo, l'unica alternativa è quella che anticipi, a quel punto lì se la va a giocare. Se la va a giocare, va in fuga, però non credo di vederlo in fuga. Sarà una tappa da una gran dormita anche domani, cioè, perché poi quando la situazione si delinea, insomma, si fanno delle gran dormite in queste estati calde, capito? Io non so voi. Io, ascoltando la televisione, insomma, capita di
ma mi capitava anche quando le commentavo e a volte facevo la battuta, ma chissà che dormite si stanno facendo a casa, c'è delle tappe che non succede nulla, non è che puoi inventarti, capito? Diciamo che la diretta integrale per alcune tappe è un po' una cavolata, diciamo così. Lo dico da tanto tempo, io lo dico da tanto tempo. Però. Le tappe alpine sono da vedere dal primo all'ultimo chilometro, perché paesaggi, qualche altre tutte piatte, insomma, è vero che i comuni che pagano per l'inizio della tappa vogliono avere visibilità, vabbè, insomma, c'è un servono un solo per quello. Lo so. Allora, sì, ragazzi, tu dici tante cose giuste. Noi staremmo a ascoltarti per ore. Sì, infatti, qui siamo. No, adesso andiamo a nanna. Dai. È un po' come i chirichetti davanti al prete, capito? Quindi io sarei il prete, proprio sì, sono il prete. Diciamo della... Nemmeno voi i chirichetti, mi pare. No, assolutamente voi, no. Ormai siete superati. Per nulla. Ma quant'è che faccio la confessione? Lasciamo perdere. Chiudiamo subito questo capitolo. Dai. Ragazzi, siete stati tantissimi, un'ora e mezzo diretta, più di 200-300 persone, grandissimi. Tantissime domande, scusate se non le ho prese tutte, ma se no ci si sta fino a domani a mezzanotte. Grazie a Silvio, tanto poi tornerà in futuro. Ciao, grazie a tutti, ci vediamo domani. Ciao, buon Tour de France. Buona continuazione. Ciao a tutti. Ciao.